Salve a tutti. È stata rilasciata circa 15 giorni fa la versione definitiva di Phantasmal. Gioco che, come sapete, seguo fin dai suoi albori. Ho deciso di fare questo video di aggiornamento per fare un bilancio finale del lavoro dei suoi due sviluppatori e per illustrare le ultime novità introdotte nel gameplay dalla versione che ho recensito l'ultima volta. La prima novità che vi sto già mostrando è un tutorial, attivabile dal menu principale, che in inglese spiega in dettaglio come giocare. Chi ha già visto il precedente video, si ricorderà che l'avventura del protagonista, un detective in cerca della sua zia Jackie, è ambientata ad Hong Kong, e precisamente in un complesso di edifici demolito all'inizio degli anni 90 chiamato Kowloon Walled City. Nel tutorial impersoneremo questo protagonista proprio nel momento in cui entrerà in questo luogo. La storia proseguirà poi iniziando la partita vera e propria, con un insieme di vignette introduttive narrate dallo stesso Joe Chang, uno degli sviluppatori. It had been 2 weeks now since my Aunt Jackie had disappeared. Normally it wouldn't have worried me. She runs a drug clinic in the Kowloon Walled City. It's one of the most dangerous and lawless places on the planet. She knows how to take care of herself. But this time, something was different. I had to find her. Nobody else would. Clues led to her room inside the walled city. I found her journal when the floor crumbled beneath my feet. Un'altra novità dall'ultima versione è questo venditore che è ora possibile trovare nella porta a sinistra del livello iniziale del gioco. Da lui, al costo di alcuni gettoni d'oro che potremmo trovare in giro per i livelli, potremmo comprare dei potenziamenti permanenti, che quindi rimarranno anche dopo il game over, oppure oggetti come munizioni o chiavi, che invece vengono persi a fine partita. Ricordo che questo è un FPS horror roguelike. Quindi la morte permanente non si può salvare. There's something deeply wrong about this place. I have to find Jackie. Get out of here, quickly. Oltre al prequel, come vedete anche i documenti rinvenibili al passaggio fra un livello e l'altro, o cercando in giro per i livelli, hanno la voce narrante dello stesso Joe. Almeno così ora il gioco ha un po' più di senso, senza la necessità di spulciare internet per trovarne la storia. Una cosa che un po' mi dispiace non aver visto nel negozio di prima, è un oggetto che fornisce vita extra. Poco dopo lo scorso video, ne avevo parlato personalmente con il De via messaggio su YouTube, ed era stato lui stesso a dirmi che lo avrebbe inserito nel gioco, ma mi sa che se n'è dimenticato. Un'altra novità di questa versione sono alcuni nuovi oggetti lanciabili. L'incenso è uno di questi e permette di recuperare, una volta lanciato, un po' di sanità mentale, oltre che ridurre le allucinazioni. Per passare da un oggetto da lanciare ad un altro basta premere Tab. La chiave comprata prima dal venditore mi ha consentito di aprire questa valigia, che dentro ha un bel cannone. A parte la pistola, in questo gioco si può portare una sola arma da fuoco per volta. Se si vogliono avere armi extra, sarà necessario buttare una di quelle già in proprio possesso per la pistola e quella corpo a corpo. Un'altra cosa che un po' mi dispiace di aver perso in questo gioco sono i jump scares. Non che adesso non ci siano, ma se nelle versioni precedenti erano forse troppi, ora sono piuttosto rari. Joe, capisco che non ti piacciano molto come sistema per indurre paura al giocatore, ma secondo me davano quel mordente in più. La novità più importante introdotta nel gameplay, e presa di prepotenza da Amnesia, è il fatto che ora la sanità mentale si abbassa stando al buio con la torcia spenta. Accendere gli interruttori oppure stare alla luce del fuoco invece tende a farla aumentare. Questo piccolo particolare l'ho apprezzato molto in quanto rende il gioco molto più frenetico e teso. Un altro particolare che mi è piaciuto è la gestione del livello di difficoltà, ora molto più graduale. Un altro nuovo oggetto lanciabile ora introdotto, oltre ai fuochi d'artificio che servono a fare rumore ed attirare i nemici, sono le bombe. Io ovviamente faccio ancora schifo ad usarle. Per finire questo video c'è ancora una cosa purtroppo da dire.
Sebbene il gioco già da alcuni giorni prima del rilascio l'avevo trovato abbastanza stabile, con praticamente tutti i bug rilevati nello scorso video già corretti, Joe ha fatto la gran cazzata di aggiungere alcune nuove impostazioni pochi giorni dopo il rilascio. La cosa, purtroppo, non è stata indolore. Infatti da allora io, così come altri utenti e così come soprattutto molti recensori che hanno recensito la versione, tra virgolette, definitiva del gioco, ci siamo imbattuti in alcuni crash che avvengono nel ben mezzo della partita e nel menu iniziale a volte non funzionante a dovere. Tutte cose che rovinano quando capitano l'esperienza dell'utente. Gli sviluppatori ovviamente sono stati informati, stanno già lavorando ad un fix, ma di certo non ci hanno fatto bella figura. In definitiva ritengo comunque questo titolo, al contrario di quanto detto da molti, un ottimo gioco. Sebbene abbia le sue pecche ed i suoi bug, alcuni stupidamente introdotti nell'ultima ora, Phantasmal conserva una tensione tutta sua data dall'imprevedibilità dei suoi livelli e, rispetto ad Amnesia, titolo che ho recentemente giocato, presenta una difficoltà ed una tensione a mio parere più elevati. Oltre ovviamente alla possibilità di sbarazzarsi dei nemici a suon di mazzate e cannonate. Altra cosa che un po' non mi va giù di questo titolo sono le mancanze relative ai jumpscare e alle vite extra. Comunque, come spesso accade per i giochi indie, il rilascio ufficiale spesso non corrisponde alla fine dello sviluppo di un titolo. Quindi speriamo nei prossimi aggiornamenti ed intanto questo gioco lo consiglio a tutti gli appassionati di horror. Arrivederci alla prossima.